Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi di crash su Fortnite sia in questa stagione che con le prossime stagioni future. Quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato un link che ti permetterà di scaricare un pacchetto per aggiornare i tuoi driver, soprattutto i driver del tuo sistema operativo, scheda video, tutti i driver obsoleti nel tuo PC. Ok, se hai problemi con questo link, entra nel server Discord, ti mando direttamente io questo pacchetto di Fortnite capitolo 4 Crash Fix Pack. Ovviamente, come ho detto, funzionerà anche sulle future stagioni. Quindi è un pacchetto RAR che c'è una cartella e dentro questa cartella ci sono tutti i DirectX, tutti Microsoft Runtime. Guardate qua quanti driver ne avevo fatti. Cioè avevo fatto un tutorial a parte solo su questo pacchetto, quindi lo troverai in alto a destra. In questo video ti spiego direttamente come risolvere tutti i problemi di crash su Fortnite. Quindi in questo caso cominciamo ad andare su esegui. Quindi andiamo un attimo su esegui, entriamo nella cartella di AppData, andiamo su roaming pure AppData local, scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella Fortnite Game Save, e come puoi vedere ci sono tutte le cache che ostacolano e interrompono così la funzionalità del gioco. Quindi in questo caso, se andiamo su web cache, tutte queste cose qua sono cache che il gioco accumula ogni volta che avviamo una partita, entriamo nel gioco e facciamo altre cose. Quindi in questo caso faccio CTRL A e cancello questi file, ok? Possiamo anche cancellare questi due file, non vi preoccupate, sono solamente cache. Quindi se io adesso vado ad avviare questo gioco, ritorneranno. Però io aprirò Fortnite senza problemi, ok? Quindi c'è pure sempre su web cache, l'abbiamo eliminato. Vediamo se ci sono altre cache che possiamo eliminare, tipo manifest cache. Eccole qua, cancelliamo anche queste. Però prima voglio vedere quanto pesa questa cartella, quindi vediamo un po'. Questa cartella pesa 1,88 giga, sicuramente avrà dal lunedì 24 ottobre 2022, quindi in questo caso ha accumulato tutte queste immondizie in questa cartella. Quindi in questo caso andiamo a vedere qual è la cartella che pesa di più. Quindi facciamo ordina, altro, facciamo dimensione, vediamo qual è che pesa di più. Cloud, config, 378 kilobyte, demos 800, e guardate qua, cioè guardate file replay, e io voglio capire cosa servono questi file per Fortnite. Fai CTRL A e cancelli. Vediamo un po', abbiamo liberato questa cartella. LMS logs persistent download 1 giga, e andiamo a vedere un po' startup, questo non ci interessa, background, questo niente di che, CMS. Questi sono file che possono servirci, e questi qua sicuramente sono file che veramente non ci interessano. Facciamo CTRL A e cancelliamo. Chiudiamo qua, aggiorniamo un attimo su desktop. Poi, una volta fatto, andiamo un attimo nella cartella di Fortnite. Quindi io vado su gestisci nella sua cartella. Andiamo su Fortnite Game, binaries, Win64. Entriamo nella cartella di BattleEye e cominciamo a cliccare su BattleEye Survivor per 64. Ok. E clicchiamo anche su Install BattleEye, un file batch. Ok. Abbiamo fatto. Andiamo un attimo indietro, scendiamo fino a giù fino a trovare Fortnite Client 1, 2, 3 e Fortnite Launcher. Andiamo su Fortnite Client, mostra altre opzioni, proprietà, andiamo sulla compatibilità, andiamo su modifica, impostazione di PA elevati, esegui l'override del comportamento di ridimensionamento di PA elevati, ridimensionamento eseguito per l'applicazione. Se in questo caso avete altri problemi,
applicazione, mettete sistema, avanzato e facciamo ok. Disabilita ottimizzazione schermo intero e fate la stessa cosa anche con gli altri Fortnite client. Win64, un altro Fortnite 64 e su Fortnite Launcher. Faccio anche su Fortnite Launcher. Modifica impostazione DPI, ok. Disabilita ottimizzazione schermo intero e facciamo applica. Una volta fatto, andiamo nella cartella dell'Easy Anti-Cheat, clicchiamo su Easy Anti-Cheat e sperando che si avvii la schedina dell'Easy Anti-Cheat, perché noi dobbiamo disinstallare questo Easy Anti-Cheat e reinstallarlo. A me non si avvia, non capisco perché non si avvia. Proviamo ad eseguirlo come amministratore. Vabbè, comunque se riuscite ad avviare questa schedina dell'Easy Anti-Cheat, premete un installa e reinstallate di nuovo questa applicazione, questo setup. Chiudiamo un attimo qua e andiamo a fare una verifica e vedere se possiamo aggiustare meglio il gioco, quindi opzioni. Qui non possiamo farlo, qui c'è la scheda ActX 12, in questo caso la tua scheda video non supporta questo scegliere DirectX 12, io ti consiglio di rimuoverlo, ok? C'è pure scritto sul tuo, sulla tua scatola della scheda video se c'hai DirectX 12 oppure no. Se non ce l'ha, togliete questa spunta. Su opzioni, gestisci, e niente. E poi vanno installati tutti quei driver per aggiornare driver obsoleti, driver per il sistema operativo, scheda video e non avere più questi problemi al crash. Io ovviamente una volta ho provato a giocare con il DirectX 12 grafica elevata, facevo una partita e sono crashato e facevo anche tra i 32 e 45 fps e ovviamente più laghi, più giochi, più vede più particelle nel gioco, tipo gli spari, esplosione, cose così, e il gioco crasha. Perdi la partita, stai per vincere, perdi la partita, è tutta colpa della grafica elevata, troppe cache nella sua cartella. Quindi quello che ti consiglio di fare è ogni volta che apri Fortnite e quando lo chiudi vai a cancellare tutte quelle cache, così lo apri senza problemi. Quindi se questo video ti è stato utilissimo e se hai problemi ancora con quel link, entra nel server Discord e ti mando direttamente io il pacchetto del pack Crash Fix. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!